Io ho dichiarato che per me Liliana è morta al giorno 14. Troppe incongruenze, troppe cose, il mangiare, il corpo, i vestiti, cioè appena indossati, dai, lei è uscita, come è uscita e così l'hanno trovata, scusa. Infatti. Adesso io non voglio discutere sugli esiti di questa perizia medico-legale, insomma. Buonasera ragazzoni, buonasera, spero che stiate tutti bene. Vorrei iniziare spendendo due parole rispetto alla nuova ondata mediatica Liliana Resinovic. In realtà non c'è nessuna novità, sono i programmi televisivi che sono ripartiti in tromba, ripetendo sempre le stesse cose. Ma visto che so che avete visto che ne parlano di nuovo tantissimo, immagino vorrete sapere come mai ho le novità e adesso ne parliamo un attimo, ma non c'è tanto da dire, più che altro sono i soliti grossi interrogativi che non tornano. È passato un anno ormai dalla scomparsa di Liliana, quindi quella di cui stanno parlando tutti i programmi televisivi è semplicemente una conferma di una cosa che già ci avevano detto, ovvero c'era la bozza dell'autopsia e adesso questa bozza è diventata la versione ufficiale, ma sostanzialmente scrivono le stesse cose. Che cosa è che ha sconvolto veramente tutti in generale? Il fatto che abbiano confermato che davvero Liliana è morta 48, massimo 60 ore prima del ritrovamento del corpo, quindi tutte le analisi medico-legali che hanno fatto sul cadavere e anche tutte le analisi a conferma, perché a questo risultato appunto sembrava incredibile, hanno riconfermato che effettivamente Liliana deve essere morta 2, massimo 3 giorni prima del ritrovamento. Ora lei è stata ritrovata il 5 di gennaio nel parchetto dell'ex ospedale psichiatrico, quindi teoricamente lei era viva fino al 2 di gennaio. Ora, visto che hanno confermato anche, hanno smentito l'ipotesi che lei potesse essere congelata, quindi la procura non crede assolutamente all'idea del congelamento. Non so bene che cosa ne pensino rispetto all'idea che possa essere stata tenuta in una zona del Carso, nel Foibe. Comunque, ecco, la scomparsa di Liliana avviene il 14 dicembre. Allora, ci sono 19-20 giorni in cui lei è scomparsa. Tra l'altro, le ricerche erano partite a sprombattuto, quindi tutta Trieste era allertata rispetto alla scomparsa di Liliana. Quindi viene anche da pensare che è impossibile che questa donna abbia vissuto una vita normale, diciamo, lontano da casa sua, perché nessuno l'ha mai avvistata. Ora, se vogliamo tenere fede cieca all'esame autoptico, che poi, vi ripeto, anche Garofano ha confermato che a volte, in rarissimi casi, ci sono delle decomposizioni anomale, per cui i risultati autoptici in realtà non danno quello che è il risultato reale. Ma sono casi davvero molto, molto, molto rari. Però diamo per scontato che la scienza parli chiaro e non si possa considerare che Liliana è morta prima di 3 giorni dal ritrovamento. Ora, in questo caso, però, dobbiamo tenere presente cosa che hanno scritto anche nella relazione. Devono tenere presente il fatto che nello stomaco di Liliana c'era la stessa identica colazione che lei ha fatto il giorno della scomparsa. C'è anche tutta una discussione rispetto alla depilazione, cioè Liliana aveva le gambe e le ascelle de depilate di recente. Quindi, o lei è stata in giro da qualche parte, si è nascosta da qualche parte, o è stata tenuta segregata da qualche parte, ma con tutti gli agi di poter fare sempre la stessa colazione, di potersi depilare e di poter anche lavare i suoi vestiti. Perché una novità che prima non era emersa è che i vestiti di Liliana erano stati lavati di recente. E infatti lei sulla pelle aveva anche quelle sostanze chimiche che la pelle assorbe quando ti metti dei vestiti lavati da poco. In ogni caso, lei ha lavato questi vestiti o le sono stati lavati questi vestiti prima di morire, per cui lei se li ha messi puliti prima di morire. E questa cosa rende il tutto più assurdo. Cioè,
secondo la procura, la direzione che stanno prendendo è suicidio. Loro sono convinti che si tratti di suicidio e molto probabilmente, ragazzi, aspettiamoci che questo sarà l'esito, purtroppo, perché adesso io credo che qui suicidio sia veramente l'ultima delle ipotesi, ma a quanto pare... niente, non c'è proprio verso. No, loro tra l'altro nella relazione dicono: ma non dovrebbe stupire il fatto che lei avesse la stessa colazione della mattina della scomparsa nello stomaco, perché la colazione è il pasto più abitudinario di tutti gli altri della giornata, che invece tendiamo a variare di più, mentre la colazione è quella più fissa, che facciamo sempre nello stesso modo. E quindi per la procura è credibile che lei il giorno della morte abbia mangiato la stessa colazione che ha mangiato il giorno della scomparsa. Sì, un pasto abituale, esatto, Albe, siamo più abitudinari con la colazione. Ok, fino a qui ci posso anche stare, ma i vestiti puliti, la ceretta, e poi c'è stata una osservazione molto interessante che non so se hanno notato meno. Ragazzi, per chi si tinge i capelli, e Liliana tingeva i capelli, la ricrescita è molto veloce, quindi 2 settimane fanno la differenza. A quel punto, se loro analizzassero la sua ricrescita, potrebbero capire se effettivamente è davvero morta in quei giorni lì o sono passate 2 settimane, perché 2 settimane sono 2-3 mm di capello e fa parecchio. Allora, la morte è ufficialmente stata dichiarata per asfissia da mancanza di ossigeno, cioè asfissia da contenimento. Quindi pare che la morte di Liliana sia avvenuta proprio tramite dei sacchetti. Ragazzi, non torna niente, cioè questa cosa qui non fa altro che aumentare i dubbi, perché diventa veramente assurdo. Tra l'altro stanno pensando che magari lei sia fuggita di casa, si sia nascosta pensando se suicidarsi o meno per 19-20 giorni, per poi decidere di suicidarsi dentro i sacchi, dentro a quel parco. Ma io mi chiedo, scusate, cioè se una donna si nasconde di sua spontanea volontà 20 giorni, nessuno la trova, perché non uccidersi nel suo nascondiglio e invece andare a uccidersi al parco quando tutti avrebbero potuto vederla passare? Mi sembra troppo tirata per le orecchie questa ricostruzione. Tra l'altro stanno anche tanto ragionando sul fatto che siano spariti dei contanti da casa di Liliana, e quindi lei potrebbe avere preso questi contanti per sopravvivere in questi giorni. Ma io mi chiedo, cioè, prendi i contanti ma lasci a casa i documenti, il Green Pass, cioè comunque come li spendi questi soldi, che in quel momento non si poteva andare da nessuna parte senza Green Pass? Sì, che almeno Sebastiano lo lasceranno in pace è sicuramente una bella cosa. Il problema è che qui secondo me non sanno che pesci pigliare, e quindi suicidio, perché il resto non è spiegabile, ma neanche il suicidio è spiegabile in realtà. Io continuo sinceramente a credere che probabilmente questo corpo è stato tenuto ad una temperatura tale che non è mai congelato, ma non è mai arrivato a una temperatura di decomposizione, e quindi gli esami autoptici non possono che dare quel risultato. Non so se avete notato, ma i sacchetti che lei ha utilizzato erano sacchetti per la verdura, quindi sono quei sacchetti che si biodegradano solo a guardarli. Per cui a me viene da pensare, sono sacchetti debolissimi, si bucano con un non nulla, davvero? Cioè lei aveva questi 2 sacchetti in testa, delle verdure, quindi quelli super biodegradabili, e legati anche un po' larghetti. Comunque non ha nessunissima sostanza nel corpo, questo è confermato dalle tossicologiche, non ha nessunissima sostanza in corpo che la sedasse, perché a quel punto uno dice, cioè, forse non ha avuto spasmi proprio perché era sedata, e ci può stare, ma non lo era. Quindi indubbiamente anche la persona più decisa a compiere quel gesto non riuscirebbe a stare ferma, perché lo spirito di sopravvivenza ti conquista e non ti permette di morire immobile così come lei è stata trovata.
adesso non proprio così, era così, però comunque in posizione fetale di rilassamento. E avevano trovato quelle leggerissime contusioni sul lato del viso tra l'occhio, la guancia e questa parte della bocca, no? Come se fosse stata colpita da uno schiaffone. E anche lì, secondo me, meriterebbe una indagine più approfondita, cioè prenderlo davvero in considerazione questo, anche per quanto lieve, per quanto sicuramente non una ferita mortale. Però Liliana non era una persona, abbiamo sentito tante volte i racconti di Sebastiano, Liliana non era una persona che arrivava alle mani facilmente o litigava con la gente serenamente. Anzi, era una che si agitava appena qualcuno alzava la voce. Quindi, se ha ricevuto uno schiaffone, è anche molto probabile che lei abbia avuto una reazione molto di panico, no? In risposta a un atto di violenza. E potrebbe anche essersi sentita male. Cioè, l'ipotesi che mi era così venuta in testa è che possa essere in realtà tutto un incidente. E questo, se avete visto Inside Man, forse può risuonarvi. Nel senso che tante volte non è che un assassino uccide perché vuole uccidere, perché l'ha premeditato e lo vuole fare, ma tante volte si vede, passatemi il termine, costretto a farlo. E tante volte possono anche succedere una miriade di sfighe, una concatenazione di sfortunati eventi che poi ti portano all'unica soluzione per te possibile in quel momento, che è nascondere il corpo. Cioè, potrebbe essere, visto che lei è morta per asfissia, potrebbe essere che lei magari ha perso i sensi dovuta proprio a questo schiaffo, a questo trauma ricevuto per un'aggressione da un'altra persona che ovviamente non voleva ucciderla, ma ci stava litigando pesantemente. Lei ha avuto molta paura, così tanta paura da perdere i sensi e sentirsi male, al che la persona che era con lei, che l'ha fatta agitare, ha palpato un attimo e si è reso conto che questa sembrava morta, magari non lo era ancora, ma per lui era morta, e quindi preso dal panico, o presa dal panico, bisogna ancora capire se è un uomo o una donna, l'ha infilata nei sacchi, gli ha messo dei sacchi in testa, magari gli faceva senso vedere la faccia, non lo so, una cosa del genere, gli ha messo subito dei sacchi per nasconderla, per metterla in parte, che magari arrivava qualcuno a casa sua, non lo so, e a quel punto lei muore di asfissia, perché magari aveva solo perso i sensi, e con questi sacchetti in testa, senza sensi, perde e va dall'oblio alla morte. Allora si spiega anche perché non si sia agitata, no? E non abbia sfondato i sacchi. Io ho pensato a questo, a un incidente. Quindi l'unico vero reato, forse, qui non è tanto l'omicidio quanto l'occultamento e l'omissione di soccorso. Secondo me è andata così. Poi magari quel colpevole, trovandosi da solo in una situazione che non riusciva a gestire, magari ha chiamato qualcuno per aiutarlo. Anche perché è difficile che da tutto da solo un uomo sia riuscito a trasportare questo corpo, a tenerlo al fresco per un tot e poi ritrasportarlo nel parchetto. Cioè, dubito che sia opera di un solo uomo. Penso che almeno due siano stati necessari. Tuttavia, ragazzi, cioè, finché non si vuole indagare in questa direzione e si continuano a cercare soltanto conferme all'ipotesi del suicidio, si va poco in là. E se lei fosse andata dallo pseudo amante, è stata con lui per tot giorni e poi ha deciso di tornare da Sebastiano e la persona non andava più giù? Guarda, Amy, questo lo possiamo escludere, cioè possiamo escludere che sia stata prigioniera a casa di Claudio, a casa di qualunque altra persona che era tenuta sotto controllo, perché appunto erano tenuti sotto controllo. Cioè, dopo la scomparsa di Liliana, quando è partito l'allarme, queste persone sono state controllate. Quindi dubito che lei sia stata tenuta in casa di questa gente. Al massimo è stata segregata da un'altra parte, oppure, come penso io, è morta il giorno della scomparsa e l'hanno tenuta là, nelle foibe sul Carso, dove fanno le temperature giuste. Tra l'altro, continuano anche a dire che è possibile che il corpo sia sempre stato lì, nel parchetto dell'ex ospedale, perché dobbiamo considerare che lì le temperature sono più basse rispetto al centro di Trieste. Sì, sono più basse rispetto al centro di Trieste, ma comunque ci batteva il sole dove lei giaceva. E vuoi o non vuoi, non erano 0 gradi, erano, se non erano 15 gradi che c'erano in città, saranno stati 11, 10, ci batteva comunque il sole sopra, impossibile che non siano partiti gli insetti.
o che non sia partito nessun tipo di decomposizione. Quindi, secondo me, è impossibile che il corpo sia stato lì e davvero si sia mantenuto lì. E ripetiamo, da lì molte persone erano passate, con cani compresi. E se fosse stata lì per 3 settimane l'avrebbero trovata. Allora, c'è anche da dire questo. A me una cosa che mi lascia perplessa è quella famosa ultima telefonata. Lei alle 8:22 fa una telefonata a Claudio tramite WhatsApp e poi la cancella. Sarà perché era abituata a nascondere questi scambi da Sebastiano? Sarà perché, non lo so, non voleva lasciare tracce, poi ha lasciato il telefono a casa, se n'è andata? O non è stata lei a cancellarla? Può anche essere questo. In ogni caso, quella telefonata delle 8:22, Claudio ha sempre raccontato la stessa versione, ovvero ci siamo solo detti che lei avrebbe fatto tardi per venire a casa mia a stirare le camicie perché doveva passare alla Wind. Alla Wind lei non c'è mai arrivata, lo sappiamo. Ma lui dice: ma veramente ci siamo detti solo due cose. Calcoliamo una telefonata per dire che si fa tardi. Adesso metto un timer e facciamo una prova. Pronto, ciao! No, guarda, adesso sto bene, sì, perdiamo un po' di tempo a parlare un attimo così. Comunque, ti volevo dire che oggi faccio un po' tardi perché devo passare dalla Wind. Ah, ok. Quindi niente, tardo 20 minuti, mezz'ora, non ti preoccupare, poi arrivo. Va bene. Bacioni, bacioni, a dopo, dai, se non sono le 10, sono le 10:30. Ok, ciao. L'ho tenuta lunga apposta. Allora, qui non ce la raccontano giusta. In 1 minuto e 30 si dicono un sacco di cose. E secondo me qui sono state dette molte più cose. Non è possibile che in 1 minuto e 30 abbia solo detto faccio tardi. Avete sentito, ho cazzeggiato anche tantissimo in chiamata. Lui ha sempre detto Claudio, io a quella telefonata ho solo detto pronto e ok. Più che altro è possibile per la postale avere la registrazione di questa chiamata? Cioè WhatsApp in qualche modo registra? C'è modo di ascoltarla questa telefonata? Penso di no, perché da quello che ho capito, se non hai il telefono sotto controllo, poi non si può retroattivamente recuperare le telefonate. O le registri mentre avvengono. O no, quindi non c'è modo che gli inquirenti possano sentire cosa è stato detto in quella telefonata. Certo è che io direi che possiamo mettere la mano sul fuoco sul fatto che non è stato detto solo quello che ricorda Claudio. Poi io non voglio mai puntare il dito contro chi, ma dovrebbe fare un esercizio di memoria e cercare di ricordare meglio. Comunque, questo era giusto per darvi un momento di recap sul perché stanno tanto parlando di nuovo di Liliana Resinovic, ma in realtà non c'è nessuna vera novità. È una riconferma rispetto alla bozza dell'autopsia che era uscita ad agosto. E adesso c'è stata proprio quella ufficiale che dice le stesse identiche cose. Ok, allora abbiamo una persona speciale che ha chiamato al telefono giallo, per quello che mi vedete un po' confusa, perché ho visto arrivare questa chiamata. Eccola. Seba, carissimo! Che bello sentirti anche oggi! Ci ha appena Sei in telefonato diretta? al telefono giallo Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Eccomi. Resinovic. Come stai? Ma guarda, sono in Austria. Una giornata di riposo, sono stato un pomeriggio, un paio d'ore in bicicletta. Poi con questi amici abbiamo fatto così un bel incontro, Sei stato in compagnia. ci siamo bevuti delle birre, così insomma. Bene, bene, no, Un dai, po' fai bene malaccorto. a stare sempre in compagnia perché quando si soffre rimanere soli è deleterio. Davvero. Ma no, devo essere sincero, guarda, ho molte persone vicino, Bene. sì, guarda, veramente ho tantissime persone che mi sono vicino, guarda. Comunque, ti abbiamo visto parecchio preso tra le varie trasmissioni questa settimana, infatti, Sì, è vero, è vero. com'è Ho andata? esagerato, mi sono stancato un po' troppo. E allora cosa vuoi? La mente non è più così
così sciolta, capisci? E allora devo un po' riprendermi, Eh beh, dai, anche perché poi per fare. sei stato veramente dappertutto, quindi ti sarai anche cominciato a confondere a un certo punto, perché... Ah, certamente sì. No, anche perché Quindi adesso adesso. ti fanno poi delle domande, cioè io ogni tanto dico, ma perché non chiedete a Sebastiano questa cosa? Come potrà saperlo lui questo? Cioè ti facevano delle domande sugli esiti dell'autopsia che d'altra Sì, parte tu cosa appunto. puoi saperne? Cioè... Ma veramente. no, ma più che altro mi dà fastidio che mi fanno i conti in tasca, hai capito? Ecco. Cioè, ecco, quella è una delle cose proprio che mi dà fastidio. E allora a un certo punto ho deciso di raccontare palle, scusa, perché io devo giustificare i soldi che ho, quanti ne ho, dove ne ho, cosa faccio, dove vado. Saranno cavoli miei, scusa. Io non ho rubato niente a nessuno, sai? Hai No, infatti. capito? Mi sono guadagnato tutto io, no, ho sempre lavorato, capisci? E adesso Certo. dover giustificare tutte le cose che faccio, ma che vadano a cagare, scusa, abbi pazienza. Guarda, lo sai che io sono sempre d'accordo sul mandarli a cagare, però d'altra parte, quindi ok, hai appena risposto a una mia domanda interna perché alcuni di noi hanno notato che ci sono state un po' di contraddizioni appunto sulle tue risposte sui soldi, ma ora hai chiarito la situazione, cioè hai detto delle cagate perché appunto, non ne potevi più Ma che questa sì, ma gente ti mettesse... guarda, è proprio così, è proprio così. A un certo punto ho detto, ma ogni volta mi chiedete così, quanti soldi, qua, colà. Ma a un certo punto ne ho 10.000, va bene, ne ho 5.000, va bene, ne ho zero, va bene. Saranno cavoli no, miei, scusa, non ho mai chiesto niente a nessuno io, No, no, ma Cioè, infatti, capisci? sì. Ecco, su queste cose qua proprio il resto rispondo tutto, non ci sono problemi. Ma su quelle cose qua mi hanno dato fastidio, guarda. A un certo punto c'è questa, come si chiama, dottoressa che conosci anche, no? Che appare spesso nelle trasmissioni. Sì. Ma chi è? È un magistrato? È Ma un PM? Ma no, cosa ma io devo rispettare questa signora qua? A un no, certo punto, dai, per favore. assolutamente no, anzi. Allora, devono imparare a fare delle domande pertinenti e avranno le risposte pertinenti, capisci? Cioè, Esatto. Allora, dimmi una parliamo cosa, delle Seba. cose che sono. Sì, dimmi. Cosa ti piacerebbe che ti venisse chiesto quando vai in trasmissione? Ecco, vedi, sapevo che mi avresti chiesto questo. Ma no, più che altro, guarda, sono passati 10 mesi e mezzo quasi, no? Sì. Diciamo che la confusione è totale. Ci Da credo. parte di tutti, siamo tutti, io mi aspettavo, guarda, con veramente impazienza questi risultati, queste cose qua. A un certo punto adesso non si capisce più niente. Se quando è morta, dove è morta, cos'è, tutte queste cose qua che non danno una spiegazione, capisci? E io non so cosa rispondere, perché ci saranno persone più intelligenti di me, più preparate di questo. Infatti, lo staff che mi sta assistendo, l'avvocato Paolo Bevilacqua e il nostro consulente avranno, io spero, la possibilità di verificare tutte queste cose qua, capisci? Certo. E allora, Vabbè, dopodiché avremo delle risposte, io spero, no? certo, anche se mi sembra che ormai scientificamente quella per loro sia la risposta ufficiale, ovvero Lilly doveva essere viva a Natale, doveva essere viva a Capodanno, anche se io sinceramente, Seba, non riesco veramente a far pace col cervello, questa cosa qui non mi torna Ma in guarda, nessun modo. io ho dichiarato che per me Liliana è morta il giorno 14, perché ci sono troppe incongruenze, troppe cose, il mangiare,
il corpo, i vestiti, tutte queste I cose che vestiti comunque appena secondo me lavati, quindi sì, cioè. appena indossati, dai, lei è uscita come è uscita, così l'hanno trovata. Scusa, Infatti. adesso io non voglio discutere sugli esiti di questa perizia medico-legale, insomma, di questi risultati. Saranno i periti di parte, cioè quelli da parte mia e quelli del fratello, che comunque abbiamo tutto il diritto di avere delle risposte, di sapere qualcosa. Certo, sì, anche perché tu non sei un perito, non sei un medico, non sei un tecnico, quindi Appunto. inutile che ti chiedano a te chiarimenti su una perizia autoptica. Tu al massimo puoi dare un'opinione rispetto a quello che, secondo la tua sensibilità, può essere successo, visto che sei la persona che più conosce la vittima, ovviamente. Però al di là di una tua opinione personale, non è che puoi aggiungere o dare risposte. Cioè, mamma ha fatto morire da ridere, scusami, quando ti hanno chiesto: Sebastiano, dov'è stata Liliana per 20 giorni? Cioè, guarda, se lo sapevo veniva a dirtela a te. Cioè, ma io, Michi, che domanda Sì, è vero, è è? Cioè, sei qui vero, per sono scoprirlo domande anche proprio, tu. cioè uno dentro di sé, tante volte io resto allibito, giustamente. Eh sì, poi immagino anche che non sia certo una situazione facile. Tu sarai lì a pensare, a ripensare a una versione o quell'altra, cosa può essere successo, dove era, dove non era, tutto il giorno. E non, immagino che ti togli anche il sonno riuscire a cercare di capire che cosa è successo a tua moglie. E pretendono che tu abbia una qualche risposta quando sei tu il primo ad arrovellarti per capire che cosa può essere successo. Quindi. Ma vedi, in questi 10 mesi e mezzo ne ho sentite a migliaia di considerazioni, di valutazioni, di idee, di pensieri, di tutto, ma non è venuto fuori niente di concreto, capisci? È solo fantasie Ipotesi. e d'altronde, appunto, capisci? Guarda, io mi sembra di capire che si stia andando nella direzione di chiudere per suicidio. Cosa vuoi che ti dica? Sapere che la propria moglie si sia suicidata, io penso sia la cosa peggiore che per un marito che possa Sì. succedere. Non so cosa risponderti. Bisognerà capire cosa ha scatenato tutto questo. Queste sono le mie domande che mi faccio. Il perché, se è successo, per quale motivo riuscire, io vado indietro nel tempo con i pensieri, le cose che abbiamo fatto nei periodi precedenti a questo. Cioè, noi avevamo comunque una vita tranquilla, fatta di viaggi, di cose. Cioè, io non ho trovato un elemento che mi possa dire qualcosa di concreto su questo. No, e poi non mi sembra Lilly una di quelle persone che fa le cose senza dire niente, cioè che abbandona la sua vita senza neanche lasciare una spiegazione, un biglietto a te, al fratello, alla sua famiglia, alle persone che gli volevano bene, cioè non lo so, io Seba non sono molto convinta di questo suicidio, te lo dico sinceramente. Poi ovviamente lo Lo sai meglio so, tu di me, però. vedi, pensare che qualcuno gli abbia fatto del male, è perché E se fosse Liliana stato un era, incidente? può essere, ho pensato anche questo, ho Perché io mi pensato che sono magari si fatta. sia incontrato con qualcuno, magari così, e dopo, chi lo sa, Perché io mi sono saranno gli inquirenti, dai, fatta che ci. una fantasia senza nomi. Sì, Faccio una fantasia senza sì. nomi perché non so chi può essere stato, ma Liliana mi hai detto che è una persona che era molto sensibile, si agitava molto se qualcuno la aggrediva o se aveva un litigio, no?
No, guarda, io non ho mai assistito a un'aggressione, a un litigio di Liliana. Cioè, lei, nessuno che io sappia, che abbia visto, L'ha mai aggredita. avesse qualcosa da dire a Liliana, capisci? Figurati. Esatto. Quindi Era una. una che si dava da fare per aiutare le persone, per dare dei consigli, per essere utile a qualcosa. Esatto, quindi immagino una persona anche molto diplomatica, pacifica, che si agitava facilmente, magari se qualcuno le rispondeva male o la aggrediva. Non oso immaginare quale può essere una reazione di una donna con questo tipo di personalità se, come sembra dalle tracce sul viso, può aver addirittura subito uno schiaffone. Metti che lei si è sentita male, ha avuto un malore, ha perso i sensi, cioè questa è la mia fantasia, ha perso i sensi perché questa persona ha reagito male nei suoi confronti e lei si è agitata tantissimo, è svenuta. Questa persona che era con lei si è fatta prendere dal panico, convinto che o convinta, seconda di chi sia, questo colpevole, che fosse morta, convinto che sia morta, l'ha insacchettata, non sapendo cosa fare, e a quel punto lei, purtroppo, questa è la mia fantasia, è morta per asfissia, perché da quello sembra che non ci piova, che lei sia morta per l'occlusione dei sacchetti. Magari. Vedi, la tesi che mi stai raccontando, ne ho sentite molte su queste, veramente tante, ma la cosa che mi ha colpito è un'intervista che è stata fatta a Salvo, il nostro vicino, Sì. e un giorno una giornalista gli ha chiesto, ma scusi, ma lei perché gli hanno chiesto di fare il DNA? Ah, non lo so, dice lui. Non ho toccato niente, non ho maneggiato niente, cioè, ti fa pensare queste cose qua, eh? Capisci? Effettivamente. Effettivamente, sì. Cioè, lui dice, non ho toccato niente, non ho maneggiato niente. Cioè, questo per me presume che lui magari era presente a qualcosa. Sì, Capisci? sembra un'ammissione Cioè, di secondo me gli partecipazione. inquirenti... Se hanno fatto il DNA a lui, qualche sospetto, qualche dubbio ce l'hanno. Sì, infatti è strano, questa cosa ha colpito tutti perché un conto sei tu. È Claudio, ok? Sono i due protagonisti, diciamo, di questa vicenda. I vicini di casa non è che sembravano così sospettabili, però quando abbiamo saputo del DNA ci siamo tutti fatti moltissime domande, effettivamente. Poi tu ci hai raccontato anche di un comportamento molto strano nel momento della scomparsa. Magari questa persona che ha incidentalmente ucciso Liliana si è fatta prendere Non dal parlo di, panico. non parlo, io non parlo di omicidio, probabilmente come dici tu, probabilmente ha incontrato questa persona, magari non lo so, in un certo atteggiamento, forse Liliana si sarà spaventata, come dici te, avrà perso i sensi, che ne so io cosa può essere Potrebbe successo, anche aver però... avuto un attacco di panico devastante che le ha fatto avere una crisi respiratoria. Cioè, possono Ma io essere. secondo me, guarda, secondo me tutto parte da quella telefonata delle 8:22. Parlavamo Lui... poco fa perché io ho fatto un esperimento con la community prima che tu chiamassi. Abbiamo fatto un esperimento di test di chiamata perché Claudio ha sempre detto: io ho solo detto ok, cioè pronto e ok. E lei ha solo detto che tardava per andare alla Wind. Ho fatto un esperimento di telefonata con uno scambio anche in cui abbiamo perso molto tempo in cagate per dire questa informazione. Risultato 25 secondi. Vero. L'ho Qui c'è provato anch'io. qualcosa che non dice. Sì, ma vedi, la telefonata è durata un minuto e 50 secondi. Cioè, capisci? 1,50 o Guarda, 1,30? Perché avevo visto 1:50. 1,50, Cioè, ancora di io più. mi ricordo che mi hanno detto 1:50. Non lo Ok. so di preciso, però ricordo che si parlava di 1 minuto e 50.
No? Cioè, dico, Claudio no, non ci dice una cosa giusta, secondo me. Qualcosa sarà successo. Guarda, Avevo una diciamo domanda da che farti, scusami Sebastiano, ti sì. interrompo, ma ho paura poi di dimenticarmela. Lei è stata vista dalle telecamere di sorveglianza in quella piazzetta degli autobus. In Sì. No, quella direzione c'è casa di Claudio? non No, non è credo in quella direzione, assolutamente. quindi lei è No, impossibile che stesse andando da Claudio in quel momento. assolutamente no, secondo me no. Se lei, perché la polizia dice che comunque è un'immagine molto scioccante. E poi guarda, ti dico sinceramente, a noi sono son due cose veramente che non potrò mai perdonare. Cioè, queste immagini potevano farle vedere a me, al fratello, alla cugina, diciamo le parti più vicine, no? Ecco, e secondo me anche il fatto di non aver visto il corpo. Io quando hanno trovato Liliana, io mi sono precipitato lì sul posto e la polizia non mi ha fatto vedere il corpo di Liliana. Speravo di vederlo magari dopo l'autopsia o prima dell'autopsia nell'obitorio, giusto per dire, fargli una carezza, capisci? Certo, E non ci è stato permesso. Il questo è giorno del grave. funerale ho detto, bah, vedrò almeno Liliana, quello che resta di lei, poverina. E non mi ha lasciato vedere. Cioè, io ti dico, sono cose che veramente mi hanno ferito profondamente, capisci? Ma Allora, perdonami, neanche le sono pompe molto deluso. funebri? Posso anche capire che magari ci siano cose così, però insomma è dura da buttare giù, capisci? No, no, è parecchio, anzi, io credo che tutto questo sia davvero un'ingiustizia. Ma quindi allora chi lo ha fatto il riconoscimento di persona? L'avete fatto solo tramite le foto? Sì, cioè non foto. Una stampata dalla stampante, cioè molto fusca, molto granosa, un'immagine che quasi quasi non riconoscevo Liliana, ma poi guardandola così nell'insieme ho visto che era lei. Aveva, però non aveva nessun ematoma, non aveva nessuna cosa sul suo viso, era un viso così tranquillo, l'ho vista anche bene, anche se era un'immagine sua da morta, insomma. Aveva Certo. solo un po' vicino alla bocca, aveva un po' di sangue molto diluito, molto così. Ho chiesto cos'è, mi hanno detto che è un rigurgito e tutto qua. Quindi questa notizia rispetto ai colpi che aveva sul lato del viso, cioè chi è che ha visto queste ferite? Ma guarda, a me è stata fatta vedere un'immagine molto così, non si capiva molto bene. Comunque si vede, mi pare l'occhio, adesso non ricordo molto bene. Comunque un viso tumefatto, ecco. Per Cioè, quello io no, dico non riesco a capire. Cioè, a me ci hanno fatto vedere cosa? Questo mi domando io, cosa ci hanno fatto vedere? Perché non ci hanno fatto vedere sul riconoscimento questa immagine? Allora, è un'immagine di prima o di dopo, capisci? Cioè, sono cose Anche troppo difficili da capire. no, è vero, ma comunque è stranissimo che nessuno, neanche agli altri parenti, a nessuno è stato permesso vedere la salma. O Ecco, a qualcuno è quello sì? che ho detto. Può essere, ci sono queste voci che qualcuna possa aver visto il corpo. Ecco.
Questa cosa comunque è stranissima, eh? C'è qual quadra che non cosa, come si suol dire, nel tenerti lontano dal poter dare anche un ultimo saluto a tua moglie. Mi sembra veramente, oltre che disumano, mi sembra veramente strano. Sì, io non voglio alzare polemiche, storie, assolutamente. Se loro hanno ritenuto di non farcelo vedere, per carità, io sono sempre dell'opinione che di fronte a certe cose forse è meglio. Io mi ricordo quando lavoravo al Messaggero, ma sai quanti ne ho visti di cadaveri, di cose sotto i treni, impiccati o di tutto, di più, incidenti, bruciati. Diciamo che avrei voluto vedere in qualsiasi situazione Liliana, Certo, almeno una carezza, capisci? Questo certo. veramente mi manca. Cioè, io l'unico ricordo che ho di lei è che era sulla finestra, che io mi stavo allontanando e sorrideva e con la mano mi salutava. Cioè, Questa è questa è l'ultima volta che l'ultima l'hai vista. immagine che ho di Liliana, capisci? Sì. Seba, veramente, quello che ci racconti ogni volta ci lascia senza parole, però mi ha fatto davvero molto piacere sentirti, anche perché ti ho visto questa settimana davvero molto impegnato, non ti volevo disturbare, però davvero grazie mille per aver chiamato e averci un po' aggiornati e averci dato Sì, il tuo punto di vista con i nostri tempi comodi, che è sempre un ma piacere. no, tranquilla, cioè, capisci, io sono. Vedi, io ho aperto le porte a tutti. Ecco, Sì, è questo io voglio vero. far chiarire a tutti quanti emittenti, qualcuno, tutti quelli che mi hanno chiesto di fare un'intervista. Io ho aperto la porta a tutti, sono andato da tutti. Adesso qualcuno mi dice: ma perché vai di là? Perché vai dall'altra parte? E perché così e perché colà? Io vado, chi mi chiama io vado. Beh, perché loro pensano alle loro esclusive, poi sono gelosi. Ma ascolta, io non voglio entrare in questi, No, fai capisci, bene. giochi o con queste le loro cose. Io ti dico, chi mi chiama io vado. E fai Magari per dire bene. due cose, sai cos'è? Io sono convinto che andando di qua e di là, parlando con tutti, ogni tanto viene fuori qualcosa, capisci? Sì. Si ragiona, si pensa, magari dal cervello ti viene fuori un ricordo che avevi cancellato, che non ricordavi più, E che quel discorso questo ti io fa vado. riemergere quel ricordo che magari è Sì, il pezzo del sì, sì. puzzle che E, ta e manca. tante, tante cose sono uscite, sai, Sì. tanti ricordi che sono usciti da questi pensieri. E poi secondo E cerco me è di anche. capire, se di tutto questo può emergere un qualcosa che ci possa dare una risposta, capisci? Sì. Di un perché, qualcosa che mi è sfuggito. Che, ecco, io il dolore più grande è forse non aver capito che Liliana avesse dei problemi. Sì. Ho visto che era ultimamente era un po' giù, sai, ho pensato a tante cose, ho pensato al fatto che è andata in pensione, lei era molto legata all'ufficio, al suo lavoro, alle sue amiche. Poi il Covid è stato veramente la mazzata più grossa, perché comunque rimanere a casa tutto quel tempo, cioè veramente Liliana lì l'ho vista veramente giù, anch'io per Sì. carità, Sì. un po' tutti. E dopo sembrava che tutto fosse Risolto. risolto, e poi bisogna capire cosa c'era. Io non avrei mai pensato che Liliana si trovava in questa situazione, perché questo l'abbiamo scoperto dopo, Certo, capisci? Di certo. questo amico del cuore, no? Sì. Di questo grande amore, capisci? Sì. Io non ho mai percepito questo.
Io ti dico, mi dispiace tanto che Liliana non me l'abbia detto. Certo. Se me lo diceva, certe cose si sarebbero potute risolvere. Beh, immagino che Dico. quindi ci sia in te anche una sorta di volontà riparatoria, un modo di parlare di Liliana, quindi ben venga che ne parlino, mi invitino un po' perché Certo, così certo. sento che Sì, ma parlandone mi io avvicina. prego, guarda, non stiamo ancora dietro certe cose che comunque non hanno niente a che fare. Ecco, io prego sempre tutti. Parliamo di Liliana, Sì. parliamo di quello che è emerso, Sì. parliamo, però non stiamo a andargli polemiche, quello, quell'altro, e fare i miei conti in tasca e accusarmi di. Come fa il fratello, come fa Claudio? Dice: sì, Sebastiano, noi siamo sicuri al 100%, non al 99%, al 100% che Sebastiano è responsabile della morte di Liliana. Queste sono le cose che dicono Sergio e Claudio. Cioè, ti sembra una cosa giusta? Io ho sempre pensato che il primo che punta il dito è quello che fa che l'ha fatto. Però Ho è il capito. mio pensiero. Cioè, come dire, la Sì, però prima non gallina è, che canta è quella che ha fatto capisci, l'uovo. non Però, mi sembra una cosa un po', vabbè, insomma, dai, cioè, vabbè, lasciamoli io puntare il parlare. dito contro le persone lo trovo veramente scorretto, soprattutto per chi in quel momento dovrebbe Io non lottare mi per sono mai la permesso, verità. non mi sono Infatti, mai permesso di accusare nessuno, infatti, guarda. Sarà infatti. la giustizia, sarà gli inquirenti, saranno le cose che forse verranno fuori. Ma guarda, io l'ho detto a alcune trasmissioni, ho detto guardate, secondo me la verità non verrà mai fuori, assolutamente. Sì. Secondo me io, le cose sono troppo complicate e ci sono persone che sono 100 volte più intelligenti di noi e comunque è una cosa che comunque invaso un po' tutto il mondo si parla di Liliana, capisci? Sì. E non c'è una risposta, non c'è uno che dica solo supposizioni, pensieri e così, che colà e congelamento e quello. Vabbè, finché si Sarebbe cerca ancora. di ricostruire cosa può essere successo a lei Ma senza puntare certo, il dito per a carità. posto, quando si cominciano a fare illazioni contro le persone, a puntare il dito e dare colpe senza nessuna prova, ma solo per antipatia, questo Certo. non è accettabile. E non è accettabile. Un conto è se lo fanno i parenti e gli altri. Che vanno moderati, ma poi quando arrivano a farlo gli opinionisti in studio, i cosiddetti professionisti che sono in studio e sanno benissimo che questo non è il modo di comportarsi, allora lì si va veramente in fatti gravi. Va bene? Ok. Ciao Seba, è Ciao stato un cara, piacere un abbraccio. sentirti e ti Ciao. saluto anche a nome di tutta la community. Ecco, un saluto a tutti quanti allora. Ciao Grazie, un ciao. bacione Seba. Ciao ciao ciao. Ciao. Ragazzoni, il Seba arriva a farci le sorprese ogni live, ogni tanto, arriva ed è sempre un piacere sentirlo. Soprattutto perché, come vi dicevo, tutte le volte che è in trasmissione, in televisione, o lo interrompono, non lo fanno parlare, o gli fanno domande tendenziose, lo mettono in difficoltà e lui, poverino, non riesce mai ad esprimersi. Quindi, se può prendersi un po' di tempo durante le nostre live per poter parlare e spiegare quello che in televisione non gli lasciano spiegare, io sono solo che contenta.